Eccoci giunti alla terza parte della mia ricerca sul serial killer Gianfranco Stefanin. Intanto, bentornati alla diretta streaming dal mio home video studio. Stefanin, riferendosi ad una delle sue vittime, continua ancora con una delle sue sconcertanti dichiarazioni agli inquirenti. Già altre volte avevamo fatto insieme bondage, sesso estremo, e quella sera al casolare decidemmo di provare qualcosa di diverso. La feci sfogliare, le legai le mani dietro la schiena, la feci sdraiare a faccia in giù e tirai la corda dalle mani fino intorno al collo. Quindi le infilai un sacchetto di nylon sulla testa per provare un piacere più intenso. Ma una volta finito di fare l'amore, mi accorsi che era morta. Presi il cadavere, lo piegai in due, lo avvolsi in un telo cerato color azzurro. Lo portai nell'orto e lo lasciai poco lontano dentro un avvallamento. Poi lo ricoprii di terra con il badile, bruciai gli abiti e la borsetta. A questo punto credo che ce ne sia abbastanza per inquadrare di che pasta era fatto, almeno nel periodo del compimento dei suoi crimini, il nostro serial killer. Il suo quoziente di intelligenza, analogamente a molti altri uccisori seriali, è abbastanza alto, 114, ed il processo si aprì con un ampio dibattito tra la difesa e l'accusa sul possesso o meno della capacità di intendere e di volere dell'imputato. Alle udienze si presentava accuratamente rasato, mettendo in mostra la vecchia e lunga cicatrice sulla testa, quella che si era procurato con quel brutto incidente in moto del 1976 che gli era quasi costato la vita. L'intento della difesa era naturalmente quello di sensibilizzare in questo modo la corte sulla conseguente incapacità di intendere e per malattia il danneggiamento della parte destra del cervello di Stefanin. Proprio per questo la vicenda si protrae nel tempo in un'alternanza di contrapposte sentenze a colpi di perizie psichiatriche. Nel processo di primo grado conclusosi il 28 gennaio del 1998, Stefanin viene di fatto riconosciuto capace di intendere e di volere al momento del compimento dei suoi crimini e per questo ritenuto colpevole e condannato all'ergastolo di cui 30 anni da scontare in totale isolamento diurno, 3 anni, perdonate. Al pronunciamento della sentenza ebbe solamente a dichiarare: "Non mi hanno capito". L'anno successivo, dopo aver venduto tutte le sue proprietà con l'intento di risarcire i parenti delle vittime, la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ribalta la sentenza, dichiarando Gianfranco Stefanin incapace di intendere e di volere e quindi non imputabile e non punibile per i reati di omicidio, trasformando l'ergastolo in 10 anni e 6 mesi di reclusione per occultamento e vilipendio di cadavere. Nonostante le vivaci proteste dei parenti delle vittime e della popolazione che ora teme il criminale. Poi nel 2000 un magistrato, tale Augusto Nepi, richiede un'ulteriore perizia psichiatrica a carico dello Stefanin, cui seguirà un ulteriore processo di appello con il quale la prima sessione della Corte di Cassazione di Roma annulla la sentenza della Corte di Venezia dichiarandola illogicamente motivata, chiudendo definitivamente la vicenda il 23 marzo del 2001, confermando di fatto la pena dell'ergastolo per Gianfranco Stefanin, che è ancora detenuto presso il carcere di Sulmona in Abruzzo. Dopo la storia e la condanna, vediamo ora Stefanin cosa fa e soprattutto cosa pensa e cosa dice. Nel settembre 2010, in un'intervista alla stampa, dichiara di non rammentare nulla del suo passato omicidio e che vorrebbe diventare un frate francescano, quasi in analogia a quanto fece parecchi decenni prima Alessandro Serenelli, quello che fu l'assassino di Santa Maria Goretti. Ora vediamo alcuni passi di un'intervista molto più recente, rilasciata al Corriere della Sera nel maggio del 2019. Al giornalista che lo incalza sempre più con le sue domande e che lo definisce un mostro, risponde che non vuole essere chiamato in questo modo, poiché nessun essere umano dovrebbe essere definito tale.
asserendo poi di essere innamorato ed aggiungendo di sentire le farfalle allo stomaco quando questa donna gli scrive. Poi continua dicendo di non voler rendere noto il nome della donna al fine di evitare che per questo possa essere additata, ma che è una ragazza che studia psicologia e di averla conosciuta in carcere, inizialmente per i suoi studi, trovando alcuni dubbi su quanto letto della storia e scrivendogli per conoscerlo poi di persona. Il giornalista continua con le sue domande, chiedendo se si fossero incontrati con questa donna, e Stefanin così risponde: sì, 5 o 6 colloqui in tutto. Ci siamo scritti molto e conosciuti a fondo. Siamo innamorati e ora lei è la mia pseudo-fidanzata, chiamiamola così. Considerata la mia condizione di detenuto, lei capisce bene che dire fidanzata è un po' un azzardo. Ma innamorata sì, si può dire. Ci siamo innamorati prima di conoscerci di persona e ci amiamo nell'intimo di quel che conosciamo l'uno dell'altra, non fisicamente, come può ben immaginare. E per me oggi l'amore è questo, condividere il proprio animo con un'altra persona. Comunque abbiamo deciso che per rivederci aspetteremo che le cose cambino. A questo punto il reporter ricorda al detenuto di essere in carcere quale ergastolano, ma questi, rispondendo con prontezza, lucidità e la consueta calma, replica dicendo di essere in Italia e che il limite ipotetico della pena che viene espiata è in 30 anni, di conseguenza, avendone scontati all'epoca già 25, non gli sarebbe mancato più di tanto per uscire, ed in questo caso l'opportunità di crearsi una famiglia con la donna della quale afferma di essere innamorato, asserendo di non essere più la persona di allora, quella persona deviata che violentava ed uccideva brutalmente le prostitute. Ancora domande del cronista sui crimini commessi e ancora una risposta di Stefanin che lascia molto pensare. Che se vado indietro con la memoria, rivedo quello che ho fatto con loro quando le ho conosciute, il tempo che abbiamo passato assieme. Ma poi ho un blackout, non ho in mente flash di scene mortali, c'è un'interruzione nella mia testa. Le immagini successive sono quelle del seppellimento. Ho indicato io dove avevano buttato uno di quei corpi, per esempio. In quel caso mi sono autoaccusato, ma non ricordo assolutamente la morte di quella ragazza. Ma devo arrendermi all'evidenza dei fatti e i fatti parlano, dicono che sono stato io. Ci sono i cadaveri. Il giornalista continua ad incalzare sempre più Stefanin, facendogli presente che le prove non sono solo i cadaveri rinvenuti, ma anche il cospicuo materiale, compreso quello appartenuto alle donne, rinvenuto in quel casolare. E lui risponde che non potrebbe tornare mai più a quelle ossessioni, citando nuovamente a prova la persona che amerebbe, alla quale dice di aver raccontato ogni dettaglio delle sue vicende criminali. E che se questa donna lo ama lo stesso, vuol dire che non è più quell'uomo. Le ho scritto tutto già nelle prime lettere. C'è stato un periodo della mia vita in cui la fede è rimasta offuscata dal sesso. Nella mia vicenda una bella fetta di responsabilità è del sesso che per 20 anni è entrato prepotente nella mia vita. Ne ero ossessionato, ma ora sta tornando la fede e se mi sarà data la possibilità, dimostrerò che sono cambiato. Sibillina all'intervista continua e alla domanda su come farebbe ad escludere di essere sicuro di non aver ucciso altre donne, se lui per primo dice di non rammentare tutto, Stefanin ancora una volta cerca di diblare abilmente, rispondendo: io dico di non ricordare la morte, non il resto. So e ricordo tutte le ragazze che avevo frequentato e nella mia mente non ce ne sono più di quelle che mi dicono che ho ucciso. Aggiungendo di aver cominciato a frequentare proprio le prostitute a seguito del termine di quella che lui afferma di essere stata l'unica donna che ha amato e di aver per questo preso uno sbandamento per il sesso.
trasportandolo verso quel genere di donne. Poi l'intervista prosegue e l'inviato chiede a Gianfranco se il grave incidente moto del 1976 possa essere stato la causa delle sue azioni criminali. Anche in questo caso, la risposta di Stefanini dimostra una certa scaltrezza. Forse qualche dubbio è venuto anche ad altri, e non soltanto a me, visto che ci sono volute quattro perizie prima di stabilire che io fossi capace di intendere e volere. Grandi professionisti che non avevano motivi per difendermi hanno detto che i traumi riportati in quell'incidente avevano compromesso la mia mente. Loro lo sanno dopo avermi studiato scientificamente, io lo so perché l'ho vissuto. All'epoca di quello Stefanini lì c'erano le conseguenze di un trauma che ancora influivano sul mio comportamento. Però, vede, io le dico queste cose, ma mi scontro con il fatto che lei, come tutti, dovrebbe credermi sulla parola e questo non posso pretenderlo. Lo so che è così, ma non posso chiedere ad altri di avere la mia stessa convinzione. Stefanin aggiunge che non saprebbe come chiedere scusa ai parenti delle vittime, non parlando le loro lingue, ma anche perché dopo tanti anni ricordare certi fatti li farebbe soffrire ancora di più, non aspettandosi per questo da essi alcun perdono. Quando uccidi una persona, nessuno ti può togliere la responsabilità di quel che hai fatto. Ho pensato al modo che più si avvicina ad un rimedio. Sarebbe a dire: hai causato un dolore, ora devi ripagare il tuo debito causando il contrario in opere di bene. Devo scontare la pena in carcere? Va bene, ma il mio carcere non riporta indietro le persone. Se invece divento promotore di qualche sorriso, di un po' di felicità per qualcuno, allora un po' mi riscatto, anche se non pareggerò mai il debito con le famiglie di chi non c'è più. Per loro sarò sempre solo un assassino. Ma dopo 25 anni di cella non sarebbe un male se potesse aiutare, che so, una coppia di anziani a fare la spesa o un disabile a spostarsi, cose del genere. Insomma, ognuno vorrebbe aggiustare le cose come meglio torna e come detto recentemente dalla sua cella, Stefanin è tornato a far udire la sua voce ed a far accendere i riflettori dei media sul suo caso, asserendo ancora una volta di essere cambiato e di volersi rifare una nuova vita. Bene, amici, qua anche questa puntata è terminata. L'appuntamento è tra 2 settimane, quando sarò in diretta streaming con la quarta ed ultima parte del mio studio, dove tra l'altro, come di consueto, formulerò le mie conclusioni. Allora, come sempre, vi aspetto numerosi, anticipandovi che di seguito manderò in rete in un unico video party con tutte le quattro parti del mio studio su Gianfranco Stefanin. Ciao a tutti!